Si fa presto a dire auto ibride, ma non tutte le auto ibride sono uguali. Ma soprattutto non tutte le auto ibride vengono trattate allo stesso modo dalle istituzioni e in particolar modo dallo Stato, sia per quanto riguarda eventuali agevolazioni all'acquisto, sia per quanto riguarda eventuali agevolazioni alla circolazione. Chi un po' mastica di automobili sa che le auto ibride si suddividono in tre macrocategorie: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Fino a poco tempo fa, tuttavia, si trattava esclusivamente di una suddivisione convenzionale. Sulla carta di circolazione, infatti, tali vetture venivano classificate e dunque omologate genericamente come ibride, senza ulteriori dettagli. A partire dalla fine del 2019, a fare finalmente chiarezza sulla questione auto ibride, ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che tramite una circolare ha stabilito una volta per tutte una classificazione per le auto ibride. Il parametro fondamentale su cui si basa tale classificazione sono le emissioni di CO2 dichiarate in fase di omologazione e riportate al punto V7 della carta di circolazione. Tale classificazione prevede una suddivisione di tutte le auto ibride sul mercato in tre gruppi: gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3. Le auto ibride del gruppo 1 sono quelle che dichiarano emissioni di CO2 fino a 60 grammi per chilometro. Sono note commercialmente con il nome di plug-in hybrid, quindi ibride plug-in alla spina. In queste vetture il motore elettrico è in grado di offrire trazione esclusiva alle ruote per decine di chilometri, grazie alla presenza di un pacco batterie di grandi dimensioni, nell'ordine dei 10 kWh, ricaricabile tramite presa di corrente domestica, wallbox o colonnina pubblica. In modalità zero emissioni, le auto ibride plug-in funzionano esattamente come le auto 100% elettriche. Le auto ibride del gruppo 2 sono quelle invece che dichiarano emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 95 grammi al chilometro. Sono tutte le auto note con il nome commerciale di full hybrid, alcune volte semplicemente hybrid, ovvero quelle che per abbattere le emissioni di CO2 ricorrono ad una forma di elettrificazione standard. In queste vetture il motore elettrico, molte volte integrato nella scatola del cambio, può offrire una trazione esclusiva alle ruote per una manciata di chilometri, generalmente meno di 10, ma il suo scopo principale è quello di fornire un supporto al motore termico, fungendo da generatore dell'energia cinetica recuperata nelle fasi di frenata e rilascio. La batteria in questo caso ha una capacità inferiore a quella delle ibride plug-in. Generalmente stiamo intorno agli 1-2 kWh. Un classico esempio di vettura full hybrid sono tutte le Toyota a marchio hybrid, ma anche per esempio la Ford Mondeo Hybrid Vignale, che abbiamo provato di recente sulle pagine di Showcar, che tra l'altro condivide con il sistema di Toyota parte della tecnologia. Un'altra auto full hybrid molto interessante in arrivo nei prossimi mesi è la nuova Renault Clio E-Tech. Infine, le auto ibride del gruppo 3 sono quelle che dichiarano emissioni di CO2 superiori ai 95 grammi al chilometro e sono tutte quelle vetture con il nome commerciale mild hybrid che vengono molto spesso erroneamente o forse anche volontariamente dalle case individuate come hybrid. In queste vetture il motore elettrico offre esclusivamente un supporto al motore termico, fungendo da generatore starter per recuperare l'energia cinetica nelle fasi di frenata e rilascio e potenziare funzioni come il veleggio a velocità costante oppure lo start and stop. La batteria in questo caso ha una capacità molto ridotta, ampiamente al di sotto di 1 kWh. Le auto mild hybrid si possono poi ulteriormente suddividere in tre sottocategorie in base alla tensione dell'impianto elettrico: 12, 24 o 48 volt. A 12 volt troviamo le Fiat Panda e 500 hybrid, quindi la forma più leggera di elettrificazione, la più semplice e anche economica per il costruttore. Poi abbiamo il sistema di Mazda M-Hybrid 24 volt, che abbiamo trovato su Mazda 3, CX-30 e Mazda 2, e poi a 48 volt invece si apre un mondo, perché sono tantissimi i modelli che adottano questa tecnologia. Di recente abbiamo provato la Ford Puma Hybrid EcoBoost, una delle vetture con un mild hybrid più evoluto, perché riesce a recuperare molta energia in frenata e rilascio e si avverte anche sensibilmente la spinta del motore elettrico, e poi tantissime altre Audi, BMW e Mercedes.
È importante sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il valore delle emissioni di CO2 rilevato viene misurato con il vecchio ciclo di omologazione, l'NEDC, mentre a partire da tale data, quindi dal 2021, verrà utilizzato il più realistico WLTP. Quindi, ricapitolando, le auto ibride cosa sono? Sono delle auto a combustione interna, normalissime, quindi che si possono rifornire tramite benzina o gasolio, ma che sono dotate di un sistema di elettrificazione che può essere più o meno pesante, come abbiamo visto, per ridurre in modo più o meno considerevole le emissioni di CO2 e i consumi di carburante. Nei prossimi video scopriremo non solo le agevolazioni alle auto ibride di cui abbiamo parlato all'inizio di questo video, ma approfondiremo nel dettaglio tutte le caratteristiche di ogni singolo gruppo di auto ibride, come da classificazione del Ministero dei Trasporti. Per tutti i dettagli vi lascio come sempre all'articolo completo che trovate su shocar.news. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri nuovi video. Vi invito anche a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram di Shocar, ed iscriverci se volete al numero SMS o WhatsApp che trovate qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video.